Lettore di Android.it, benvenuti a questa nuova video recensione dove vi mostrerò la navigazione in internet effettuata tramite questo terminale, il nostro video recensito Galaxy Note. Cominciamo subito a esaminarla. Ecco, siamo già su Google. Andiamo a resettare tutte le impostazioni delle pagine della navigazione web, quindi svuotando la cache, cancellando la cronologia e cancelliamo i cookie e cancello anche l'accesso alla posizione. Un attimo, ok. Ho resettato praticamente tutte le impostazioni della navigazione web. Entriamo subito sul nostro sito Android.it. Come vedete, la velocità di caricamento è veramente molto alta, direi abbastanza stupefacente come velocità di caricamento. E in più vi faccio notare che sto utilizzando fin da subito il pennino, che risulta un oggetto molto utile per la navigazione sul web. Infatti, vi faccio vedere subito che potrà essere utilizzato per effettuare degli screenshot semplicemente cliccando il tastino presente sulla pennina capacitiva, su questa S Pen, e contemporaneamente cliccando sul display. Ecco qua, ha effettuato lo screenshot. E questa immagine sarà possibile modificarla a nostro piacimento. Faccio vedere tramite l'editor, semplicissimo editor. Salviamo. Ecco qua, siamo ritornati sulla nostra pagina. Faccio vedere intanto la fluidità di scrolling veramente molto elevata. Vi faccio notare anche lo zoom con il doppio tap e lo zoom per tornare indietro, molto fluido anche questo. Faccio notare anche lo zoom con le dita, scusate, sono uscito, ho esagerato, anche questo risulta fluidissimo anche se esce fuori. Molto fluido, scrolling fluido. Ecco, entriamo subito in una pagina, tanto per farvi vedere. Ah, volevo far vedere anche lo zoom molto particolare presente su questo telefono, che è semplicemente basterà cliccare, tenere premuto con due dita questo telefono. E sarà possibile zoomare semplicemente muovendo il terminale avanti e indietro, come potete vedere qua. Ok, siamo tornati al zoom principale. Ok, adesso vi faccio vedere una pagina e soprattutto vi faccio vedere con questa pennina sarà possibile cliccare anche le icone più piccole, come questa. Siamo nella pagina della lotteria natalizia gratuita, che se vi rinnovo l'invito a partecipare, se non l'avete ancora fatto, perché comunque è un'occasione non da poco per vincere il nuovo Galaxy Nexus. Faccio rivedere lo scrolling veramente molto veloce. Qualcosa, no, va bene. Ok, sarà possibile anche tornare indietro utilizzando il pennino, quindi la pagina di prima utilizzando il pennino
e cliccando sul tastino del pennino e cliccando sul display e facendo questo movimento verso sinistra. Torniamo subito. No, adesso non me l'ha preso, scusate. Ecco, adesso sì. Vi ricordo che su questo terminale le pagine vengono visualizzate in modo veramente splendido e in molti casi non dovremmo per forza zoomare per visualizzare le parole e le lettere presenti sui siti internet. Il tutto grazie al display da 5,3 pollici, che ha la particolarità di far diciamo di ottenere un'intera schermata senza dover per forza schermata di una pagina web senza dover per forza cliccare e zoomare, e in più il tutto grazie anche alla risoluzione del display, che ricordo essere una risoluzione in HD a 1280 per 800 pixel. Una risoluzione molto molto elevata. Ok, per il momento è tutto. Un arrivederci a tutti i nostri lettori e alla prossima video recensione.